Ed ecco gli atleti rappresentanti la Polonia. Avete sentito quanto sono complicati i nomi? Arianna Confitatura. Magdalena Klapka Radoslav Kruszynski. Bravissima. Mi sono impegnata. Hai fatto un allenamento notturno. E allora, sì, qui bisogna allenarsi, no? Così anche per il freddo che c'è nel palazzetto, noi ci teniamo in allenamento. Questa giovane coppia, 15 anni, lei 21, lui. Hanno scelto una musica di Chopin, ma con un riadattamento di Edwin Martin. Doppio il twist. Doppio anche il lanciato, il loop. Doppio axel in parallelo. C'è un problema sulla trottola side by side. Ed ecco che sono stati chiamati due review, uno sull'axel e uno sulla trottola. Questi sono i campioni nazionali della Polonia al loro debutto all'Europeo. Sì. Assolutamente due giovani atleti, Magdalena ha 15 anni, 21 anni per Radosla, quindi davvero giovanissime. Hanno fatto nel 2012 i mondiali junior ottenendo una tredicesima posizione, migliorando di poco la posizione che avevano avuto l'anno prima in quattordicesima. E tra l'altro, nelle particolarità che notavamo sempre in questi giorni, i genitori che allenano i propri figli, la mamma di Radoslav fa parte proprio del team di allenamento, ecco. Di allenatori, ecco. Sì, in questo caso abbiamo visto proprio una giovane coppia, hanno provato moltissimi elementi, però alcuni abbiamo visto portati a termine veramente con difficoltà, con lentezza di approccio, di salita, di manovra, insomma ancora molto embrionale. Il doppio axel presentato per quanto riguarda lei mancava sicuramente di rotazione, infatti il pannello tecnico adesso l'ha degradato definitivamente. La trottola combinata purtroppo invece lì è in corso un errore, non sono riusciti a portarla a termine. Adesso stanno rivedendo la spirale, ma anche gli elementi presentati, il loop solo doppio, insomma una coppia giovane che deve ancora farsi sicuramente.
Ecco, noi ovviamente vi spieghiamo il motivo per cui noi possiamo dirvi cosa sta accadendo a livello di giuria, perché veramente l'ISU ci ha messo a disposizione, oramai questo è il secondo anno, un sistema con il quale noi esattamente vediamo la chiamata del tecnico specialist e come poi la giuria, giusto Franca, va a valutarlo, e siamo anche in grado di capire, ovviamente perché c'è un sistema di ci viene evidenziato in rosa, siamo in grado di capire quando un elemento è under review, cioè deve essere rivisto al rallentatore perché magari qualcosa non ha convinto, c'è un primo livello chiamato, giusto Franca, e poi invece vanno a rivedere le particolarità. Sì, c'è un livello sicuramente chiamato perché lo specialist, che è lo speaker diciamo della gara, deve comunque stare al passo con l'atleta e con la gara, quindi deve buttare fuori un nome di un elemento e un livello, anche se non è sicurissimo, certissimo. Nel caso che non sia certissimo del livello, chiama al review, o se gli altri due elementi non sono d'accordo col livello chiamato, chiamano al review, e al termine della prova, in questi minuti dove noi vediamo i replay, loro si siedono sul kiss and cry, attendiamo il giudizio, viene fatta tutta questa operazione di revisione proprio delle chiamate per appurare che siano state corrette secondo il regolamento. Ed ecco il punteggio: uno short program da 34 a 73 con 17,50. 46 tecnico elements, 17-17 i presentation score. Sì, e quindi è un punteggio decisamente basso, finiscono addirittura al sesto posto, il peggior punteggio in assoluto, ma del resto si capiva già vedendoli che non poteva essere diversamente.